c'è qualcuno Ecco, c'è qualcuno che... Una madre di casa, una madre invalida con tutta documentazione, sono qua, qua. Ecco, una famiglia invalida e lui è bloccato qua. Vedete... Io sono un giornalista. Perché non è possibile. Ma chiamare il giornalista, un cazzo sono. Io sono un giornalista. Dove sono? Perché qua è tutto la documentale, perché mi stanno picchiando con culo. E basta. Mi stanno picchiando con culo. I greci signori del cazzo. Scusi, lei dove deve arrivare? Io sono in Sicilia devo arrivare. Io ho una madre invalida e una famiglia che mi aspetta. Documentazione tutti in regola, 3 giorni che sono piantato qua. Ma è da 3 giorni. Ma da solo con... No, ci sono altri colleghi qua che sono come me, nelle stesse condizioni. Io ho bambini a casa, certo. Ho una famiglia, una madre invalida da sola. Da dove è partito? Dal nord, perché il lavoro purtroppo ero là che lavoravo. Hanno chiuso raffineria e mandati a casa. E quando è partito? 3 giorni fa. Quindi è 3 giorni che... Certo. Riesce ad arrivare 3 giorni che mi prendono in giro, con tutte le documentazioni, autocertificazioni di tutto e di più. Mi hanno fatto partire dai carabinieri, intendo dice lei può arrivare a casa benissimo, ha tutto in regola. Dov'è il residente? In Sicilia. Quindi Musumeci lo sa che è Musumeci che non vi vuole? E a questo punto certo non ci vuole, sta buttando da casa nostra. Ecco, allora parli a Musumeci. Casa nostra Musumeci, ci stai buttando fuori di casa nostra. Altro che... Allora io l'ho definito un traditore e un rinnegato dei siciliani. Sì, e io a questo punto lo devo pure dargli ragione pure a questo punto. Ecco, non credo più neanche a lui. Non credo più alle sue chiacchiere. I fatti ci vogliono, infatti la gente sta morendo di fame. Ecco, non ha più niente. Ecco, diceva che ha una madre invalida e poi sì, quanti figli ha? 2 bambine. Ecco, li può salutare perché sono... 2 bambine, ciao Rebecca, ciao Rachele, ecco, vi voglio bene papà. Papà sta bene. Purtroppo sono qua, sono costretto. Ecco, deve stare tranquillo però. Non solo questo papà, mi hanno fatto il tampone in raffineria, stavo bene, ora qua sono a rischio pure in mezzo a tutta questa gente. Quindi il tampone è negativo? È stato negativo, tutto documentato, tutto. Ecco, come è sceso? Qua con la macchina? Come con la macchina, e sì. Quanti eravate in macchina? In quattro. Sì, però sempre dai carabinieri, perché vivevamo insieme nella stessa casa, mangiavamo insieme, dormivamo in 2 camere diverse, ma sempre insieme, siccome siamo stati controllati dalla raffineria, tutti, io ero sicuro con chi stavo camminando, ora qua non sono più sicuro. Non sono più sicuro perché siamo ammassati quando dobbiamo essere ognuno per i fatti suoi. Siamo tutti ammassati, caro egregio presidente. Va bene. Bene così. Ecco, diciamo a Musumeci, facciamo un appello, perché poi sì, noi parliamo con la Santelli che è il nostro governatore. Sì. Musumeci, insomma, ma perché secondo lei Musumeci non vi vuole in Sicilia? Non lo so per perché. Contenere... Perché mi dicono, lui dice di contenere questo virus, ma dico, santo Dio, residente e tutto, con tutto documentazione, documentato e tutto, perché a gente che non ha niente li sta facendo passare? E noi con le documentazioni ci sta facendo rimanere qua come cani, al freddo,
sulle macchine a dormire e poi mi fa il video di Messina, giustamente, che non scendono le macchine. Certo, sono tutti ammassati qua, 2000 persone, ammassate, egregio signore, ammassate. Adesso comunque al Celso sicuramente la collocazione sarà diversa, per cui... per cui ci siamo sempre tante persone che non possiamo stare insieme, egregio signore, abbiamo un virus, ok, sappiamo che cos'è ormai. Va bene? Sta gente qua non va bene perché non sono controllati, non hanno avuto tampone, non hanno avuto niente. Io sono qua a rischio, io sono sicuro. Ecco, loro no. Caro Musumeci, prenditi anche questa responsabilità, questa l'aggiungo io come giornalista. Prenditi la responsabilità, tu e i tuoi concittadini li hai lasciati qui a Reggio. Reggio chiaramente è accogliente, le forze dell'ordine stanno facendo il possibile. Penso che tutti vi abbiano aiutato anche a Villa, no? Con i viveri, vi hanno dato da mangiare. Ecco, un'altra cosa, stamattina noi giustamente dal ieri sera dalle 9 a non fare non colazione, un caffè, la polizia ci ha aiutato e la Croce Rossa con un panino da ieri sera che non mangiavamo, un panino e una bottiglietta d'acqua, tutto questo è quello che ci hanno, anzi poi la polizia ci ha portato anche qualche altra cosa, ringrazio a loro, pure loro che hanno questa, giusto, pazienza, perché qua ormai ci vuole pazienza e basta. Ecco, mi raccomando. Musumeci, facciamo i fatti, non le parole, chiacchiere, i fatti. Cristiano e Murero da fame, soldi, non hanno più questa sacchetta, soldi non ne hanno più. Altro che rimaniamo a casa. Vi saluto, grazie, grazie. Grazie, ecco, più che uno sfogo è rabbia, rabbia di un cittadino siciliano, come vi dicevamo, rifiutato dal governatore Musumeci, di questo se ne assumerà sicuramente la responsabilità. Sì, in diretta siamo. Sì. Sul mio profilo, sono un giornalista, su Luigi Palamara. Luigi Palamara, di andare a chiedere su Luigi Palamara. Ok, grazie. Lo faccio girare pure lo faccio girare. Sì, sì, comunque abbiamo quasi 1000 collegati. Okay, grazie. Grazie. Caro Musumeci, io mi auguro anche a Carmen Castronovo, che ho visto che ha commentato il mio post, ho visto comunque le foto insieme a Musumeci. Palamara. Ecco, fai sapere a Musumeci, visto che è amico tuo, quello che sta succedendo in Calabria, cittadini siciliani che vengono rifiutati dal governatore. Questo non è giusto, adesso sicuramente qua troveranno. Lei è anche un siciliano? Certo. Di dove? Io di Roccalumere, provincia di Messina. E sei partito quando? Sono partito il 22, quando ancora io mi sono appellato a qualsiasi ente, quindi la sede centrale della Sicilia. Quindi il 22 sei partito da dove? Chiamando l'840 40 40, che è il numero di telefono della sede centrale della regione siciliana, alla Protezione Civile di Messina. Ok, perdendo il lavoro, e non avendo dove? Più come sostenermi. Come lavoro dov'eri? Io faccio il parrucchiere, però la casa ce l'avevo a Cinisello Balsamo, ma lavoravo a Serenio. Cinisello Balsamo. Sono chiusi, quindi non puoi... Niente, non posso sostenermi. Casa in affitto con un ragazzo che mi ha lasciato da solo con 900 euro di affitto, io dove lo pago 900 euro di affitto che faccio il parrucchiere? Comunque... Detto questo, il problema non è quello. Perché? Il motivo perché ci hanno fatto partire dalla regione Sicilia, ci hanno dato l'ok per partire, io mi sono registrato. Chi me l'ha dato l'ok? La prefettura? La sede centrale della regione Sicilia, la Protezione Civile di Messina, ci hanno dato l'ok per partire. A me mi hanno dato l'ok, però dovevo seguire una procedura che ho seguito alla lettera, cioè registrarmi al sito Sicilia Coronavirus, dove lì è attestato che io sono partito giorno 22 alle 3 di pomeriggio. Sono arrivato qui durante la notte del viaggio, è cambiata questa ordinanza che io ovviamente non sapevo. Arrivo qui e non posso più andare a casa, non posso tornare indietro,
dove sono? Ecco, ma perché in mezzo gli alla altri strada. Alcuni sono passati, altri no? Loro avevano non lo so, ma non sappiamo niente nessuno. Voi, noi, diciamo, il tuo unico motivo è rientrare a casa. Tu dove sì, sei? Ma io mi sono già autodichiarato, ho fatto già una quarantena a Milano, 20 giorni da solo a casa. Quindi faresti di nuovo la quarantena? No, io già prima di partire ho già detto al sindaco del mio paese di Roccalumera, dove lui si prendeva anche la responsabilità della mia persona, io faccio una quarantena a casa di una seconda casa di mio padre in campagna da solo, quindi io non sto nuocendo la salute di nessuno, né mia né degli altri, perché io mi sono già dichiarato in quarantena una volta arrivato in Sicilia, in una casa isolata. Io non capisco perché ci fanno rimanere qui dove siamo tutti a rischio contagio. È una situazione veramente assurda, cioè, perché siamo cittadini italiani e siciliani siciliano. O siamo clandestini. Il problema è che Musumeci, è giusto che tu lo sappia, è Musumeci che non vi vuole in Sicilia. Dici, tenetevi lì, metteteli in quarantena a Reggio. Questa è la dichiarazione di Musumeci. Ma perché? Il problema della quarantena, della quarantena. Farla in una struttura dove siamo tutti buttati qua dentro, invece di farla a casa mia in una campagna isolata. Qual è la soluzione migliore? Un isolamento o dentro una struttura con altre 100 persone, quanti siamo non si sa. Io sono rimasto 42 ore perché sono arrivato alle 6 di mattina. Quello che hai in mano cos'è? Sei arrivato alle 6 di mattina? Sono arrivato alle 6 di mattina ai Draghetti, ero il primo, non c'era nessuno. Non mi hanno fatto passare, ho fatto 42 ore dentro una macchina. C'ho le ustioni perché non levo la mascherina. E sto in macchina, non sto insieme agli altri dentro perché non voglio essere contagiato. No, l'importante è mantenere le distanze almeno. Sì, le distanze va bene, però io precauzioni massime. In macchina mi sto. Però non mi possono fare morire là dentro. Tu in Sicilia chi hai che ti aspetta? Tutti, la mia famiglia, le persone che mi conoscono. Non ho altre persone in giro. C'ho la mia famiglia in Sicilia, punto. Non saprei dove andare più. Quindi tutti questi 26 siete stati... Mandatemi in isolamento anche un mese e mezzo, ma fatemi tornare a casa. Punto. Ecco, mandatemi in isolamento anche un mese e mezzo, ma fatemi tornare a casa. Queste le parole toccanti di questo ragazzo di Roccalumera. Lui è disposto, ha seguito come a detta sua tutte le procedure possibili, è chiaro che poi qualcosa si è inceppato, qualcosa non ha funzionato. In ogni caso questi sono cittadini siciliani tenuti lontani dal governatore della Sicilia Musumeci, quindi è una grande responsabilità quella del governatore che tiene lontano dalla propria terra questi ragazzi siciliani. Non ci sembra giusto, non ci sembra corretto, l'abbiamo detto, lo ribadiamo. Insomma, queste immagini devono farci riflettere. Musumeci, queste sono le immagini dei tuoi concittadini che lasci qua. Un po' allo sbando, perché comunque Reggio è accogliente, i poliziotti sono stati gentilissimi, gli hanno dato da mangiare, eccetera, ma questo lo fanno con tutti, lo fanno di routine. Però tu, caro Musumeci, devi pensare che questi sono tuoi concittadini che hai costretto a rimanere lontano dalla loro terra e soprattutto lontano dai loro cari. Questo non va assolutamente bene. Vincenzo, ci devi credere, purtroppo è così, questa è la situazione. Qui ci sono adesso 26 persone all'hotel Excelsior, non sappiamo quante altre sono venute prima, sono tutti cittadini siciliani che sono stati rifiutati dal governatore, è incredibile. Cioè, si sono registrati, hanno seguito la procedura e sono tre giorni che sono sballottati a destra e a manca. Noi non possiamo non essere di parte. Noi, se dobbiamo parteggiare con qualcuno, parteggiamo sicuramente sempre e comunque col più debole. In questo caso, guardate, questi sono dei signori, dei ragazzi, dei lavoratori.
dei lavoratori che comunque sono andati al nord per guadagnarsi la pagnotta e adesso in un momento di emergenza volevano tornare a casa loro dai loro cari, e questo gli è stato impedito dal governatore, perché non ci valeva niente imbarcarli, farli andare a casa e metterli in quarantena a casa loro. Sono le 7:10 di questo 25 marzo 2020, è una forse delle cronache più toccanti che mi è toccato fare, cioè, è come se mi impedissero a un certo punto di tornare a casa mia, pur essendoci la possibilità, qualcuno mi impedisce di tornare a casa mia, insomma qui è stata privata quella che è la libertà personale. Adesso non mettiamola sull'emergenza sanitaria, perché comunque questi ragazzi hanno seguito la procedura, sono siciliani e meritano di arrivare nella loro terra. Se così non è, qualcosa, caro Musumeci, non ha funzionato, forse è meglio che fai altro. La politica è soprattutto questo, la politica è cercare di andare incontro a quelle che sono le esigenze dei più deboli. Prendere queste decisioni così dure con chi non può difendersi, secondo noi è davvero qualcosa di inaccettabile. Noi non lo accettiamo e ti sfidiamo in qualsiasi momento e ti diciamo ancora una volta che sei un rinnegato e un traditore. Ecco, li vedete? Sono 26. Adesso... cos'è quel foglio che avete? Niente, l'autocertificazione. L'autocertificazione. Ma vi hanno già assegnato le stanze? Vi hanno già assegnato le stanze? No, si stanno portando a villa. Quindi adesso... Si dovrebbero fare imbarcare, dico. Quindi forse vi fanno imbarcare? No, se dicono che fanno imbarcare, vi fanno imbarcare. Altri giorni che ci dicono che ci devono fare. Quindi, ma quanti giorni è che siete qua? Da ieri. Da ieri. Due giorni là. Sì, due giorni al porto e quindi adesso vi hanno detto che vi... Quindi andate ad imbarcarvi? Con la speranza. Ah no, io ve lo auguro di tutto cuore, dopo gliel'ho detto di tutti i colori a Musumeci. Perché non rientrare a Musumeci, gliene deve dire non di tutti i colori, di più. Ecco, ma diglielo anche tu, io ho detto che è un rinnegato, un traditore, perché chi non accetta i suoi concittadini nella propria terra... È entrata anche la spazzatura a casa nostra e non dobbiamo rientrare noi. Con tutto il rispetto per la spazzatura. Con tutto rispetto per la spazzatura. Tu da dove arrivi? Da dove arrivi? Noi arriviamo da Sannazzaro. Burgundi? San Nazario del Burgundi. Pavia, io ho vissuto 11 Provincia anni a Pavia. Di Pavia. Sì, eravamo fuori per lavoro, facciamo i trasfertisti, facciamo. E giustamente una volta che c'è il Covid-19, giustamente chiudono anche gli impianti di raffinazione e tutto automaticamente. Quindi tu hai seguito tutta la procedura, quella prevista, con tutte le autocertificazioni. Un papello di fogli, ecco, un papello di fogli. Beh, comunque forse allora si risolve la cosa. Forse ci fanno rientrare. Forse. Io ve lo auguro. Forza Sicilia, insomma. Sempre. Noi calabresi siamo sempre. Rimpettai. Sempre. Tu arrivi da dove? Dov'è il tuo paese in Sicilia? Siracusa. Ah, proprio di Siracusa. Di Siracusa, sì. Bene. Grazie. A lei. In bocca al lupo. Va bene, dai. Ecco, vedete, adesso vanno ad imbarcarsi e forse vanno ad imbarcarsi a Villa San Giovanni, per cui 26 persone, probabilmente si è sbloccata la situazione. Poi vorremmo sentire il sindaco Giuseppe Falcomatà. Su questo tira e molla, probabilmente alla fine è riuscito a far valere la sua posizione. Questi ragazzi potranno raggiungere chi Siracusa, chi Roccalumera, gli altri poi insomma non abbiamo chiesto. Comunque sono tutte gente siciliana, l'avete visto,
gente, lavoratori normali, un parrucchiere, cioè gente da stipendio da 1.200-1.300 euro al mese, quindi diciamo la classe più debole, basta che saltino un mese e si entra in difficoltà. Insomma, adesso questa è la situazione che sembra essersi sbloccata qui dalla Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, l'arciere Luigi Palamara. Adesso vi faccio vedere, questi vanno con le loro macchine. Vanno con le loro macchine, scortati dalla polizia, e forse, peccato che noi non possiamo arrivarci, però anche per motivi di sicurezza, però eccoli qua, scortati dalla polizia. Ricordiamo, un plauso va fatto ai poliziotti, che comunque sono sempre al nostro servizio, ci mettono... Insomma, la cultura... L'avventura forse si conclude bene stavolta, vi fanno imbarcare. Speriamo, forse sì. Buon rientro. Grazie. Ecco, vedete, adesso proviamo a chiedere. Buon rientro, da dove arriva lei? Da dove rientra? Da dove sono partito? Sì. Dalla zona di Pavia, provincia di Pavia, dalla raffineria Eni San Nazaro. Da San Nazaro del Burgundi, sì, dove va adesso? Dove va adesso? Dovrei, spero di andare in Sicilia. Visto. Ma dove? Che paese? Carlentini, in bocca al lupo. Grazie, buona serata. Ecco, vedete, Carlentini. Da dove arriva? Io arrivo dalla Valtellina. E per andare dove in Sicilia? A Messina, vabbè, vicino, allora sì, anche sì. A nuoto. Ecco, vedete, sono 26 persone, queste sono tutte le macchine. Ciao, fratello! Da dove arrivi tu? Da dove arrivi? Dove vai? Da Tarsi, devo andare a Trapani. Vieni a Trapani? Vieni al no, non posso, purtroppo no. Ma vi fanno partire, comunque ci sono altri colleghi e vi vedo. Vieni a vedere, dai. Ok. Vieni. Ciao. Ecco, da Tarsi. Ciao Luigi! Viva la Sicilia, mi raccomando, sempre. Teniamo duro. Ce la facciamo, dai. Dai che ce la facciamo, forza ragazzi. Bene, guardate, sono tutti ragazzi. C'è anche una ragazza. Da dove arrivi tu? Da Cutrafiano, voglio andare a casa. Dove? Giorni. Dove? Vado a Siracusa. A Siracusa, buon rientro. Speriamo. Ecco, guardate, eccoli qua. Ciao, Reggio Calabria. Ecco, un buon saluto. Rientro, viva la Sicilia. Eccoli qua, l'altro ragazzo, insomma, adesso la polizia che li scorta. Forse questo è un buon momento istituzionale, la polizia ha fatto più che il proprio dovere e adesso si imbarcheranno dal porto di Villa San Giovanni per rientrare nelle loro case. C'è un po' di commozione. Ce l'abbiamo anche noi, possiamo immaginare non avere la possibilità di rientrare a casa cosa possa significare. Sono davvero emozionato, avete visto l'entusiasmo di questi ragazzi, è un po' l'entusiasmo di tutta l'Italia, di quella positiva che ce la vuole fare. E anche in momenti così, sono tre giorni che sono sbattuti, avete visto il sorriso, non gli è mancato a nessuno di loro, questi saluti me li porterò per sempre nel mio cuore, mi auguro che abbiano colpito anche voi. In ogni caso devono essere un po' l'esempio per questo momento di difficoltà. Nel momento di difficoltà non si abbandonano i figli per strada, si accolgono, si cerca di fare tutti dei sacrifici, tutti insieme, e tutti insieme forse davvero uniti
contro questo nemico invisibile che è il coronavirus, forse ce la possiamo fare. Diversamente, se anche tra istituzioni, tra chi pensa di comandare o di essere migliore di altri, assume atteggiamenti poco da padre di famiglia, che faccia altro e che vada a casa. Qui bisogna essere tutti dei padri di famiglia, soprattutto chi rappresenta le istituzioni. Non bisogna fare braccio di ferro, non bisogna interpretare, non bisogna farsi valere. Bisogna mettersi al servizio. Mettersi al servizio, anzi mi tolgo la maschera così mi vedete meglio, mettersi al servizio di chi ha più necessità, di chi è più debole. E tu, caro Musumeci, secondo noi hai fatto una grande cazzata, li hai lasciati 2-3 giorni qua. Tu te li fai venire nella loro terra, li fai andare, fai vivere questi ragazzi. Se poi hanno sbagliato, ci sono errori, li pagano, ci mancherebbe se hanno trasgredito le regole. Ma diversamente, in ogni caso, tu li fai accogliere dalla loro Sicilia. Non è la tua la Sicilia. Tu sei un rinnegato, sei un traditore della Sicilia. Per cui ascolta poi quei saluti e quei sorrisi, ti devono entrare in quella cucuzza. E ti devono rimanere impressi. A noi rimarranno impressi in senso positivo, perché è un momento difficile che ancora non è passato, non sappiamo neanche a che punto siamo dell'evoluzione del coronavirus. E intanto, guardate, la città di Reggio in questo momento è questa. Quei 26 ragazzi e ragazze siciliani stanno per arrivare a Villa San Giovanni. Io mi auguro che lì si imbarchino e arrivino presto a casa in salute e con la anche con le mie preghiere, le preghiere che poi farò per loro. Da Reggio Calabria, questo 25 marzo 2020 è tutto. Grazie per avermi seguito sin qua. Grazie di vero cuore, ma soprattutto un grazie a questi 26 ragazzi che forse chi stasera, chi magari domani mattina arriverà a casa. Io auguro loro ogni bene, ogni fortuna e mi auguro di ritrovarli e di reincontrarli dopo che tutto sarà finito. Sicuramente possiamo abbracciarci, stringerci le mani e stringerci forte, forte fino a sentire i cuori battere, l'uno sentire battere quello dell'altro. Bene, è tutto, una frecciata al cuore agli amici della Sicilia. Rispetto, caro Musumeci, rispetto per tutti, non solo per i siciliani, per tutti.